E noi abbiamo in collegamento con noi il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Avvocato, buonasera. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Ben trovato. Presidente, buonasera. Partiamo subito. Ottimismo grande scossa? Insomma, di cosa c'è bisogno in questi giorni? Io credo che ci sia bisogno soprattutto di tranquillità da parte di tutti. E di ricordare che stiamo facendo i playoff per andare in Serie A, non i playout per andare in C. Forse qualcuno dovrebbe ricordarlo. E ricordare, secondo me, anche che per fare 63 punti in un campionato come di Serie B e rimanere fino a 2 settimane fa in corsa per l'A a un punto dalla Serie A, non si fanno soltanto con le chiacchiere con le promesse, ma si fanno giocando a calcio. Capisco la delusione, lo dicevo anche oggi a un'altra televisione, perché a un certo punto avevamo visto il premio, l'albero della cucagna, e naturalmente scivolando all'indietro ti è rimasto in bocca quel dolce che stavi assaporando. E su questo sono concordo con la delusione dei tifosi e anche con le critiche che cercano disperatamente di spiegare, indossando i panni a volte dell'allenatore, a volte dello psicologo, a volte del dottore, a volte del preparatore atletico, cioè un po' tutti i professionisti che girano al calcio, per dare una spiegazione che nessuno si sa dare. Però rifiuto di ascoltare un'analisi che vada sul carattere e sulla personalità dei miei collaboratori, dei miei dipendenti, nonché del mio allenatore, perché ritengo che per poter capire una cosa del genere, quantomeno, bisogna conoscere le persone direttamente. Caserta, personalità di Caserta, io non devo difendere nessuno perché ognuno deve assumersi le responsabilità, ma che Caserta sia improvvisamente diventato una persona senza personalità mi sembra che sia un po' ripetuto troppo spesso. Caserta ha fatto la sua brava carriera da calciatore, in ogni club dove è stato un calciatore che in campo veniva chiamato l'allenatore in campo e che ha dato sempre dimostrazione di essere non solo un tecnico ma anche un coordinatore delle squadre dove giocava. Vedi Guasabia, vedi Atalanta, vedi Lecce. Che abbia perso improvvisamente il carattere, io sarei un po' più cauto. Direi che probabilmente noi abbiamo subito e qualcuno dovrebbe fare anche a mente, andarsi a guardare un po' le cose che ha subito questa squadra quest'anno. Il periodo del lockdown, dove per 10 calciatori in meno non è riuscita ad andare a giocare a Cosenza. Qualcuno dovrebbe ricordare che si dice che quando un calciatore ha il Covid, poi il proprio rendimento per il numero di partite diventa difficoltoso perché viene toccato il fisico di un atleta. E noi abbiamo avuto 10 calciatori con lockdown. Abbiamo avuto, qualcuno dovrebbe ricordarlo, la perdita complessiva di un calciatore come la Padula. Le ragioni sono svariate, quindi non do le colpe a nessuno. E abbiamo dovuto cambiare calcio passando da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 per cercare di mettere insieme questi calciatori e farli giocare diversamente da come era prima. Ci hanno sospeso il campionato, vorrei che lo ricordasse tutti, ce l'hanno sospeso per 2 giornate e abbiamo giocato per 2 mesi ogni 4 giorni avendo in media 5-6 infortunati. Forse sono queste le ragioni per cui improvvisamente siamo crollati? Cioè, qualcuno si pone questa domanda? Perché io credo che bisognerebbe fare delle analisi di questo genere. Poi sì, se ci sono delle persone che conoscono personalmente i ragazzi e ne hanno fatto l'idea, perché lo vedo anche scritto, lo vedo da parte di tutti, e io dico che tutti abbiamo il diritto di dire che quel ragazzo è scarso col piede sinistro, che è bravo a fare i colpi di testa, ma che non ha una visione di gioco o che è lento, ma parlare di personalità. Ma da quale punto di vista parlate di personalità? Da cosa? Da come ti imbalza il pallone? Cioè, voi riuscite a capire che una persona ha o meno personalità da come rimbalza il pallone? No, perché se è questo, allora mi alleno o mi allineo con voi, lo farò anch'io.
Io credo che bisogna conoscere un po' più profondamente gli uomini per poterli decidere. Guardarli in faccia mentre corrono il mutante e dire che ha la paura addosso. Quale paura? Presidente? Sì. Scusi, volevo chiederle, in questi giorni ha individuato elementi di ottimismo, di fiducia a pochi giorni dai playoff? Io le aggiungo una cosa, lei mi aveva fatto la domanda, io le ho dato una spiegazione, adesso aggiungo una cosa. Se avessi visto, qualcuno si dovrebbe chiedere perché un imprenditore, non un presidente, un imprenditore che da 16 anni finanzia il Benevento Calcio e che da 16 anni raccoglie risultati almeno discreti, non voglio aggiungere altro, perché non avrebbe dovuto esonerare l'allenatore una settimana fa o due settimane fa, se proprio avesse individuato nell'allenatore la persona responsabile. Mi pare di aver sentito da Ciro Venerato, se ricordo bene, che quando non si esonera l'allenatore è perché molta parte della squadra è ancora con l'allenatore. Beh, ve lo dico io, tutta la squadra è con l'allenatore. Come l'allenatore è con la squadra. E questo per me è una base di ottimismo. Perché per noi il campionato è finito e adesso comincia un altro campionato dove abbiamo recuperato forse quasi tutto l'organico, dove i calciatori stanno probabilmente smaltendo anche loro quella forte delusione che giustifica e le vostre critiche e la delusione dei tifosi. E perché non posso pensare di andare ad Ascoli a ripetere la partita che abbiamo fatto alla quarta di campionato, quando l'Ascoli veniva da 3 vittorie consecutive, dicevano già che stavano per andare in Serie A o che avrebbero lottato per la Bea di Oro dopo 3 giornate, e noi andammo, vincemmo 2-0 e demmo una lezione di calcio. Questi calciatori, questi, quelli che non hanno personalità, quelli che non corrono, quelli che non vogliono la maglia, i mercenari, dietro una lezione proprio all'Ascoli, che in quel momento andava bene compie. C'è qualche motivo per non essere ottimista? Mi devo trasformare in un procuratore atletico e stabilire che sono caduti, che non hanno gamba? Io sono portato, probabilmente uno dei motivi per cui posso fare calcio, non essere ottimista sciocco, non la persona che gli chiede che va tutto bene o che mette la testa sotto la sabbia, ma questi ragazzi che adesso vedo sullo schermo sono quelli che vivono con me da 10 anni, la metà. Quella di cui sta parlando il buon Luigi Giuggio, quella metà di cui stiamo parlando, è la metà che a metà campionato lo scorso anno era 10 punti sopra la retrocessione. L'altra metà non è soltanto quella di giocatori fuori età e fuori forma, è una metà di calciatori che ha un'età media dai 21 ai 22 anni, che probabilmente aveva bisogno di maturare. Vorremmo ricordare tutti che Vigorito aveva detto all'inizio di quest'anno che non avremmo puntato al campionato, ma un campionato dignitoso, competitivo e che avremmo valorizzato dei giovani. E cosa pensate che siano i Viviani, i Passina, l'altro ragazzo che gioca a sinistra, Elia, i Fulon, cosa pensate che siano se non ragazzi di 21-22 anni? Siamo la squadra che in B ha avuto il maggior numero di giovani in prima squadra. Io sono ottimista, altrimenti me ne andrei a casa, anzi sto già a casa, me ne andrei a dormire. Perché penso che la squadra sia una squadra valida. Poi incontriamo quelli più forti, quelli che vivono un momento particolare, quelli che si sono entusiasmati, quelli che pensano di star conquistando già il mondo e ci batteranno. Qualcuno si ricorda che quest'anno il Napoli ha fatto la stessa cosa, l'Inter ha fatto la stessa cosa, che in molte squadre, e forse è inciso anche il tipo di campionato che abbiamo giocato, giocare ogni 3 giorni, forse Casetta poteva utilizzare meglio i calciatori che aveva, non l'ha fatto. Ci siamo fatti l'esame di coscienza, ci siamo confessati, ci siamo benedetti, sì. E ci siamo guardati anche attorno, dovevamo trovare un altro allenatore. Avrebbe capito subito che non avevano personalità, avrebbe capito subito e faceva le iniezioni di personalità. Forse era meglio andare avanti così. Io non ho confermato Casetta perché sono buono, come molti mi accusano. Io la bontà la faccio nelle cose che serve. Quando vado a trovare i ragazzini nelle scuole, quando devo cercare di dare una mano a qualcuno. Nel calcio, che è un lavoro ed è una passione,
tento di fare il meglio, e il meglio ho pensato che fosse la conferma di Caserta. Sonia Lantella. Sì, allora io credo che sia giusto che ci sia un contraddittorio, se no parla il presidente e non parla più nessuno e cambiamo le nostre idee. Io personalmente la mia idea non la cambio dopo le parole del presidente, ma semmai la cambierò venerdì, vedendo comunque una squadra diversa. A gennaio io ho parlato, presidente, di vicissitudini che avvolgevano questa squadra e che mi portavano a dire che non era l'annata del Benevento, credo che Gianluca lo ricorderà bene. Però poi, ecco, assistere ad un finale di stagione così, dove il Benevento ha conquistato 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, è chiaro che anche quelle vicissitudini degli infortuni, il caso La Padula, non reggono più. Il peso è troppo più grande di questi pilastri. Io credo una cosa, quando noi parliamo di personalità, e questo è anche giusto, e mi è piaciuto anche, ecco, ed è stato giusto il suo intervento, perché così abbiamo anche modo di spiegarlo bene. Quando parliamo di personalità, noi chiaramente non ci rifacciamo al carattere dei calciatori, di come si comportano a casa loro piuttosto che al bar o in un ristorante. Non siamo amici, non vogliamo esserlo, non siamo nemici, lungi da noi criticarli nel loro privato, così come io non ammetterei e non accetterei critiche nel mio privato. Noi parliamo di personalità in campo, che è un'altra cosa. La personalità è quella che deve accompagnare la qualità, perché altrimenti non si spiegherebbero alcune sconfitte, non si spiegherebbe la sconfitta del Benevento in casa contro la Ternana, non si spiegherebbe la sconfitta del Benevento in casa con la SPAL, potremmo spiegare quella col Monza, perché lì ci può essere un equilibrio di qualità, potremmo spiegare quella col Cosenza, perché c'è il fattore campo, perché magari anche lì ci sono delle motivazioni. Quando noi parliamo di personalità e la capacità di affrontare una situazione che crea comunque un'eccessiva tensione e di saperla affrontare a testa alta. Nel gruppo, nella squadra, perché non si gioca a tennis, quando affrontiamo, vediamo Nadal contro Djokovic, è la personalità del singolo. Qui è chiaro che parliamo di gruppo, è una squadra che chiaramente sotto questo aspetto ha deluso le aspettative lo scorso anno e le sta deludendo anche quest'anno. In alcune partite non si può perdere contro un Crotone già retrocesso, e per fare un paragone, vedere una Salernitana che riesce a rubare il punto all'Atalanta, che lo scorso anno per il Benevento sembrava una sfida proibitiva. Questa è la personalità a cui noi facciamo riferimento, non ai singoli ragazzi nel loro essere ragazzi, ma parliamo di calciatori, di professionisti che percepiscono anche stipendi ottimi, per cui insomma devono anche sapersele gestire le critiche, se no vanno a fare altro e non subiscono le critiche. Ma soprattutto io credo che sia sbagliato, secondo me, questo è un mio punto di vista, non affrontarlo il problema. Cioè, secondo me il Benevento in questo momento deve affrontare, lo ribadisco, le sue paure, perché se fingiamo che va tutto bene rischiamo di rivedere ad Ascoli lo stesso atteggiamento, lo stesso spartito che abbiamo già visto. Questo è un mio modesto pensiero, poi è chiaro che, per carità, vogliamo essere tutti, noi dobbiamo essere ottimisti, certo. Loro no. Loro devono guardarsi negli occhi e devono capire cosa non è andato, e devono capire che ci sono dei problemi, perché se non capiscono che ci sono i problemi non li risolveranno mai. Questo è quello che penso io. Sul privato nessuno credo che voglia criticare né Caserta né calciatori. Presidente, in attesa di una domanda a testa da Amalfitano, venerato Etrusio, prima di salutarla, sulle parole di Sonia Lantella, insomma, è d'accordo? Assolutamente no, mi sembra d'accordo. Mi sembra evidente che non posso essere d'accordo. Uno, perché ancora non ho capito qual è la personalità che dovrebbe dimostrare in campo. Quello di pigliare a calci gli avversari. È uno. Due, perché mi sembra che si dimentichi una cosa importante, che quella squadra che l'anno scorso aveva problemi con l'Atalanta aveva vinto a Torino con la Juve, aveva vinto a Genova con la Sampdoria, aveva vinto a Firenze, ed era la stessa squadra che poi non aveva personalità alla fine, a dimostrare che gli uomini non è che assumono, perdono e acquistano personalità secondo la partita. E mi sembra anche poco generoso ricordare quello che sta facendo la Salernitana quest'anno rispetto a quello che ha fatto il Benevento lo scorso anno. Abbiamo fatto quasi lo stesso campionato, noi siamo stati risucchiati in zona di recessione,
ma dopo un campionato brillante, un campionato che per quello che ci potevamo permettere, la Salernitana ha fatto esattamente il contrario, ha navigato a vista per un campionato intero, si sta sapendo le ultime quattro partite. Questa Salernitana, questa, non aveva personalità a gennaio e improvvisamente ha comprato la personalità dello spogliatoio della Righi, devo immaginare, altrimenti non so dove l'ha presa, insomma. Perché sono gli stessi che quattro settimane fa, non 20 anni fa, quattro settimane fa stavano in Serie B. Io penso che il calcio sia molto più complicato di quello che decidono i giornalisti. I giornalisti hanno un bel vocabolario e lo utilizzano come vogliono a secondo il risultato della partita. Quando si perde il vocabolario è scarsa personalità, non amalgama, giocatore fuori forma, poco attaccamento alla maglia. Condizione fisica. Dimenticato le gambe. Quando vincono hanno dato il cuore, hanno dato l'anima, hanno dato cose. Io sono felice che i giornalisti in generale abbiano un vocabolario molto nutrito, perché questo ci fa vendere qualche copia in più e assistere un po' di più alla trasmissione. Però qualche volta ai vocaboli che usiamo, non alle parole del presidente che sa esattamente quando lo dice e come lo dice, ma ai vocaboli che usiamo lì in studio dovremmo dare anche il significato in italiano, forse per farlo capire meglio agli altri, insomma. Adesso se mi fa fare le altre domande così evito di parlare troppo e di scocciare. Va bene, presidente, Mimmo Malfitano per lei. Buonasera presidente. Buonasera Malfitano, ciao. Ben trovato. Presidente, lei diceva che praticamente questo Benevento è partito senza ambizioni di primato e di promozione, no? Ad inizio campionato. Però lei mi insegna che quando uno si trova in un piatto ricco cerca di ficcarsi, no? Ovviamente. E il Benevento, lei ha fatto anche un confronto, mi pare, con quello che accade a Napoli, parlando di personalità e di altro. Il Benevento si è trovato nella condizione di potersela giocare invece fino in fondo, magari anche rispetto a quelli che erano i programmi iniziali della società, c'è stata, diciamo, questa inversione di tendenza che poi non è stata tale, perché i risultati delle ultime partite hanno portato invece a questo playoff di Ascoli. E quando si parla di carattere, secondo me, le diceva questo vocabolario dei giornalisti, e ci può anche stare, però le porto un piccolo esempio. Noi avevamo parlato appunto a Napoli di questa mancanza di carattere, perché il Napoli aveva perso a Empoli, aveva perso in casa con la Fiorentina, pareggiato con la Roma, e si era detto squadra senza carattere. Il Napoli va a giocare a Roma con la Lazio, come ben sa anche lei, e vince all'ultimo minuto di recupero una partita che non avrebbe meritato di vincere. Spalletti è venuto in sala stampa e ha detto: spero che adesso la smettiate di rompere gli attributi con questa storia del carattere. La domenica successiva il Napoli gioca col Milan, perde, Spalletti viene negli spogliatoi e dice: chi non ha il carattere per giocare queste partite se ne stia a casa. Quindi quando si parla di carattere è chiaro che non vuole essere offensivo, ma è una constatazione per come il giocatore si comporta in campo. Magari lei dice: cosa dovrebbe fare? Spaccare le gambe all'avversario? Magari no, ma cercare di arrivare un po' prima sulla palla, di entrare con maggiore convinzione in campo, di giocarsela la partita. Ma questo non riguarda il Benevento, è un discorso generale parlando di carattere, ovviamente. Poi è chiaro che la critica che cosa fa? La critica sta lì per dare anche dei giudizi. In questo caso io ho iniziato la trasmissione dicendo: mettiamo in stand-by quello che è il giudizio, che poi arriverà alla fine quando tutto si sarà fermato. Però è chiaro che certe evidenze non possono essere ignorate. Allora io concludo questo mio intervento chiedendole: ma lei è contento di questo campionato del Benevento?
Cioè è così che si aspettava che finisse? Allora io la ringrazio e come al solito lei ha naturalmente la classe di giornalista che con la sua esperienza riesce a portare sul tappeto molti argomenti per i quali occorrerebbe la trasmissione a parte. Che Spalletti venga una domenica e la domenica dopo prende e toglie il carattere ai calciatori, non fa altro, se non gli dispiace, che confermare quello che ho detto io. Cioè basta perdere una partita e non si ha carattere, si vince e si ha un'altra volta. Ma io non sono Spalletti. Ma io non sono Spalletti, sono un'altra persona. Ci mancherebbe. Perché gli allenatori non è che siano molto diversi dai calciatori. È il mondo dei calci che usa quelle parole, non solo i giornalisti. Quindi correggo un attimo la mia espressione di prima. Io non ho detto che i giornalisti dicono delle parole sbagliate, ho detto che hanno un modo di esprimere i loro giudizi che si basa su un cliché di vocaboli che normalmente risponde a quello che vedono in campo e che hanno il diritto di giudicare. Io però le faccio una domanda: se ogni volta che lei scrive un articolo che a me non piace, io le dico che lei quell'articolo lo scrive senza classe, senza grinta, che lo scrive scialbo, con poco attaccamento. Certo. Mi riferisco al suo articolo, non a lei, certo. Ma non credo che lei sia così felice poi di sentirmelo dire anche il giorno dopo, e poi il giorno dopo, e poi il giorno dopo. Assolutamente. Se dicono no. A me che facevo l'avvocato, dicevo sì, è bravo, però quando fa l'avvocato una volta è distratto, una volta non capisce, una volta non si ricorda l'articolo. Cioè quando si attacca alla professione di una persona, qualunque sia il mestiere, e lo si ripete tirando fuori dei giudizi che riguardano anche il carattere, perché il carattere non è il cammino da solo in mezzo al campo, sta appoggiato su un paio di gambe e qualche volta in una testa, qualche volta, non sempre, io lo dico prima di voi. Io penso che bisognerebbe conoscere bene le persone per capirlo, perché non credo che un calciatore possa avere meno aggressività di altri, possa avere meno temperamento di altri, ma non è che possa dire che ha paura perché ha paura di vincere. Un calciatore che ha fatto 10 campionati tra Serie A e Serie B non sarebbe arrivato a giocare in Serie A e in Serie B se avesse avuto paura di vincere, o probabilmente era in un contesto. Per quanto riguarda invece io quando ho detto che il campionato non pensavo di vincerlo, io quando dico una cosa la dico sempre perché la penso, mai per fare schermaglie o per nascondermi dietro qualcuno. Il problema è che poi a un certo punto lei ha detto bene, tanto vinco mi ci vinco, siccome è un campionato mediocre quello che noi abbiamo perso, e perché tutti eravamo a 3 punti di distanza fino a 2 settimane fa, e a quel punto lì tu pensi che avendo una squadra che ha fatto 63 punti, lo sforzo di farne 67-68 lo riesce ad avere, avendo una partita in più da giocare e avendo degli avversari non terribili sulla carta. E poi è successo quello che nessuno si è spiegato, nemmeno io, che questi calciatori non sono riusciti a farlo. Io credo che sia la somma di tanti fattori, anche quelli di aver giocato troppe partite ravvicinate, e probabilmente alcuni dei miei calciatori, quelli che magari erano quelli con un po' di temperamento in più, ecco, quelli che potevano essere da leadership, qualcuno dovrebbe ricordare che anche con l'ultima partita con la Spal abbiamo giocato con la coppia di difensori, è la prima volta che giocavo. Vogliacco 22 anni e Passina 21 anni, quei due ragazzi era la prima volta che giocavano insieme perché ci mancavano i due titolari, tanto per essere precisi fino in fondo. Cioè improvvisamente dopo 37 partite noi abbiamo una nuova coppia di centrali, ci sa che succede qualcosa a dei ragazzi che già sono provati e stressati da una serie di negative di partite. Vorrei ricordare che a Cosenza, con una brutta partita, noi abbiamo perso 2 minuti dalla fine su un calcio d'angolo e guarda caso segnato di testa da uno dei calciatori a cui avevano tolto la giornata di squalifica il giorno prima. È giusto, sì. L'hanno tolta, ma anche quello è un episodio che sulla testa, certo, di calciatori pesa. Essere andati a giocare a l'Atenana non ve lo so spiegare. L'Atenana è un'ottima squadra, sta dimostrando di fare un ottimo campionato, ci ha dato una lezione di calcio.
ma che tutto questo faccia crollare i 63 punti fatti in campionato e la squadra qualificata per i playoff, io dico che vi do, non a voi, do ai miei calciatori zero per le ultime tre partite. Non posso dare certamente zero, non nove, ma io devo dare al campionato la piena sufficienza, perché la squadra che conquista i playoff è una squadra che ha giocato per i vecchi fino a una settimana fa. E poi Sonia dica, e qui ha ragione, se non capite che cosa è successo andiamo in conto delle cose brutte, e beh, ha ragione, ha perfettamente ragione. Sono le paure che dobbiamo superare, credo di aver dimostrato più volte che abbiamo superato le paure, perché ci siamo anche in questo campionato battuti, sconfitti, ripresi, divinti, abbiamo sempre cercato di onorare. Non abbiamo dei misteri, ecco quello che io cercavo di spiegare stasera prolungandomi un po'. Noi non abbiamo dei misteri, e alimentare l'idea che esistono le paure, che esistono gente senza personalità, che i tifosi devono ancora capire che cosa sta succedendo, quando per un anno intero qualcuno che fa giornalismo ma fa anche opinione e tal, dovrebbe ancora spiegarmi perché abbiamo una media di 2500 spettatori. Non l'ha capito nessuno, cosa devo pensare, che avevano paura di andare allo stadio? Sì, noi abbiamo parlato. Ma io sono sicuro che voi parlate di tutto. Voglio dire, è stato un anno anomalo, Mimmo, un anno veramente difficile da interpretare. E io do ragione a chi mi dice cercate di capirlo. Però ogni tanto cercate di pensare che qualcuno che vive in questo mondo qualcosa riesce a capirlo anche da solo. Presidente, aspetta, dobbiamo andare, Mimmo, dobbiamo un attimo all'ordine, che non ce la facciamo, ci ha raggiunto anche Tullio Calzone. Sonia, una pillola e poi tre domande. È una precisazione velocissima, solo per far capire anche al presidente di quando. Parlando di calcio inevitabilmente ti vai ad impelagare in altre situazioni che non puoi non affrontare. Quando il presidente parla di una coppia difensiva inedita che non ha mai giocato assieme, ovvero Vogliacco-Pastina nello scontro diretto col Monza, ha ragione, ci sono due infortunati, però nella partita casalinga con la Spal, che non è una partita che proprio non vale nulla, perché c'è da giocarsi il miglior piazzamento, quinto posto, Caserta decide di lasciare Vogliacco in panchina e di riproporre una nuova coppia inedita, tra l'altro formata da due mancini, Barba e Pastina. Quando si parla di partite ravvicinate, del Benevento che paga lo scotto di partite ravvicinate, un'altra persona può dire ok, allora è stata sbagliata la gestione, allora forse andare sempre sulla continuità con una panchina importante e quindi utilizzare sempre gli stessi calciatori può comportare un problema nella gestione e non nell'utilizzo, come magari hanno potuto fare altre squadre dell'intera rosa. Non è per creare attenzione a altri dibattiti, è solo per dire che questo è il calcio. Dice una cosa e c'è il contraddittorio. Allora sì, adesso Ciro Venerato, poi Luigi Trusio e Tullio Calzone, poi presidente la salutiamo. Tre domande, vi prego di essere sintetici, per favore, nelle domande. Però ricordiamo un attimo a Sonia che i tre che non hanno giocato erano diffidati, e se prendevano la diffida ci saremmo scendiati anche i playoff. E le rispondo anche in questo: Caserta ha sempre detto, prima di Cosenza, ha detto io non guardo i cartellini, non mi interessa la gestione, penso partita dopo partita. Ma io la rispondo a Raffica per farle capire il calcio. Posso? Vai Ciro. Buonasera Presidente. Allora, cercherò di essere veloce perché lo spazio ovviamente ora è tiranno. Ho due o tre considerazioni che vorrei condividere con lei. Allora, io sono per l'ottimismo della ragione, che è diverso dall'ottimismo tout court. Non sono, come lei, un uomo di fede, ma un laico pragmatico, e quindi io sono abituato a guardare e a valutare lo stato delle cose. L'Ascoli ci arriva meglio del Benevento, lo dice la matematica, non io, non lei. 13 punti in 5 gare la squadra di Sottil, e il Benevento invece ne ha fatti 3. E quindi questo è il primo dato che salta all'occhio. Seconda considerazione, al di là delle dichiarazioni pubbliche che un presidente deve fare, perché io mi aspettavo questo intervento da un dirigente di elevato spessore come Vigorito, poi c'è quello che si dice anche poi all'interno dello spogliatoio, che è sacro. Io sono convinto che sia Vigorito, ma anche Pasquale Foggia, che conosco da anni, sappiano benissimo cosa non è andato in questo finale di stagione.
sarebbe sorprendente se un presidente, un dirigente di spessore lo raccontasse urbi e torbi alla stampa e ai tifosi. Quindi è il suo ruolo. Lei, tra l'altro, da ottimo avvocato, deve difendere il club e i giocatori, tutelare i giocatori, perché venerdì c'è una partita a spartiacque e quindi mi aspettavo queste parole. Da parte nostra, invece, che siamo ovviamente così l'altra parte, la critica, dobbiamo sforzarci a di spiegare o di cercare di capire in primis cosa è successo, perché una squadra che prima di Cosenza sognava il primato si trova ora a giocarsi il destino a dati per giunta in trasferta contro l'Ascoli. Cosa è successo? Io mi sono permesso, dall'alto della mia esperienza trentennale, ma dal basso di un'esperienza esterna, perché non seguo tutti i giorni il Benevento come un paio di colleghi qui presenti, però vedo spesso la squadra in TV e sono informato, sento, parlo, e quindi qualcosa mi arriva. Noto che dopo Cosenza questa squadra ha avuto un calo mentale. Questo non vuol dire che la squadra è composta da uomini senza attributi tout court. No, c'è un momento, capita anche alle grandi squadre, che magari una sconfitta di un certo tipo, Ciro, come favore, quella di Cosenza, abbassa l'autostima della squadra. Credo che dopo Cosenza, chi di dovere, non certo lei, secondo me non ha affrontato in maniera ottimale la gestione mentale di quella sconfitta, che secondo me, anche per il modo in cui è arrivata e che lei sapientemente prima descriveva, ha fatto male nella testa più che nelle gambe. Questa è la mia valutazione. Ecco. Presidente. Sì, infatti tutto quello che ha detto Ciro mi permetterei mai di contraddirlo. Dico solo una cosa importante: la partita Cosenza-Benevento, Cosenza veniva da 7 sconfitte consecutive e Benevento da 4 vittorie consecutive, quindi era il grande vantaggio, eppure ha perso. Il calcio è bello proprio per questo. Noi avevamo fatto 12 punti in 4 partite e Cosenza un punto nelle ultime 8 partite. Siamo andati lì e ci hanno dato le botte sulla testa, e quindi questo da solo risponde a tutto quello che lei ha detto. Sicuramente abbiamo fatto l'analisi, la ringrazio per i complimenti, abbiamo fatto l'analisi, abbiamo guardato, abbiamo pensato di aver trovato delle soluzioni. Le partite successive ci hanno ancora smentito. Mi auguro, insieme a tutti i tifosi, che la prossima partita smentisca gli altri e non noi un'altra volta. Altrimenti, caro Ciro, si ricomincia da capo un'altra volta. La vita è fatta proprio per essere sconfitti. Io le faccio l'in bocca al lupo, Ciro, per favore. Solo in bocca al lupo. Devo fare l'in bocca al lupo. È un appuntamento lunedì, perché vincerà il premio. Un premio prestigioso, il presidente Acchieti, io sarò lì per la Rai al Trato Marruccino, perché ha vinto il premio Prisco come miglior dirigente del calcio italiano. E sarà in presenza di Gabriele Gravina e Roberto Mancini. E allora, Luigi Trusio. Sì, presidente, salve. Sì. Io volevo semplicemente farle una domanda, ma che contiene anche una considerazione, che è questa. Noi, quando ci siamo espressi poc'anzi cercando di fare un'analisi anche un po' più dettagliata e approfondita su quello che era il momento, insomma è un po' il nostro mestiere, quindi ci proviamo, poi non è detto che ci prendiamo. Ecco, ci riferivamo soprattutto, il nostro non era un pessimismo, ma in realtà era una legittima preoccupazione in vista dei playoff, alla luce di quelle che sono state le ultime prestazioni del Benevento, sia per quello che si è visto sul campo e sia per quelli che sono stati i risultati. Ora, le ultime prestazioni del Benevento, al di là delle quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, lasciano un po' di preoccupazione, ce la trasferiscono, legittima, perché pensiamo che il Benevento, che ha il miglior attacco del campionato, e lo dicevamo prima, nelle ultime trasferte, e io mi riferisco anche a Frosinone, dove il Benevento non ha giocato una buona partita e ha fatto 0 gol. Il Benevento a Cosenza ha fatto 0 gol. Il Benevento a Monza ha fatto 0 gol. Adesso si va a affrontare una partita da dentro o fuori, dove un gol lo devi per forza segnare, altrimenti non hai possibilità e non hai chance. Quello che volevo chiederle è, alla luce di questi che sono i risultati e le ultime prestazioni, un pizzico di legittima preoccupazione ce l'ha anche lei o no? Mi pare che sia evidente, no? Ogni volta che scendiamo in campo io ho la preoccupazione che l'avversario ci batta, e quando finisce la partita, che a differenza vostra io penso di trovare una soluzione. E una cosa mi meraviglia stasera, perché voi siete tutte persone di una grossa esperienza e anche molto bravi nella vostra professione, ma perché pensate di avere sempre la possibilità di esprimere le vostre opinioni
e che gli altri non possano ricevere un'opinione diversa, per cui poi vi risentite o vi dispiacete se uno dice che avete usato determinate parole. Forse non è chiaro, la partita con la Spalla, qualcuno se lo ricorda che dopo sei minuti il centravanti titolare, non con la Spalla, con la Ternana, il centravanti titolare si è fatto male dopo sei minuti ed è andato fuori. Se qualcuno se lo ricorda, quella era la nostra punta al posto degli altri. È entrato Moncini che la domenica precedente, tutti quanti vogliamo andare a vedere i vostri voti, avete dato 7, 8, 9. Ma è entrato un attaccante che abbiamo pagato profumatamente un anno e mezzo prima, non è entrato l'ultimo. Correggetevi un attimo, che ho pagato, non abbiamo. Abbiamo. Presidente, anche quando perdiamo tutti, infatti, per come noi. Infatti, lo dovete ricordare voi, perché io me lo ricordo, che quando perdiamo tutti. Va bene, allora Tullio Calzone dal Corriere dello Sport. Tullio, buonasera. Non so. Il presidente Vigorito, che non vedo da un po' di tempo, l'ultima volta che sono venuto ci siamo visti, il Benevento ha vinto 5-1 col Pisa. Mi rimettere a fare il cronista di strada. Io volevo dire una cosa, le stagioni vanno sempre, i campionati vanno sempre valutati nella loro interezza, e quei 63 punti dicono tante cose. Però volevo fare una piccola osservazione che contiene anche una domanda, al contrario di Luigi che faceva la domanda che conteneva l'osservazione. Diciamo che il Benevento sicuramente ha avuto un andamento particolare, eppure è stato sempre lì, pronto a lottare per la promozione diretta. Faccio notare una cosa, che il Lecce ha vinto il campionato con Baroni e con Coda, con Lucioni, che sono giocatori che sono stati a Benevento, hanno firmato non il manifesto, la prima pagina Corriere dello Sport che opportunamente ho messo alle mie spalle per ricordare il trionfo di quel campionato con Pippo Inzaghi e col presidente Vigorito e con Maggio in prima pagina. E l'ha vinto pur pareggiando due partite al 96esimo a Perugia e poi, come ricorderete, a Cosenza. Senza quei quattro punti non avrebbe avuto la promozione diretta. Il Benevento, diciamo, è mancato in questo, probabilmente. È mancato quel plus che poteva fare la differenza nel momento decisivo della stagione. E purtroppo noi concentriamo su questo plus che è mancato, dimenticando che tutto il resto, perché davamo tutti per scontato che il Benevento avrebbe dovuto mangiarsi il campionato, gli avversari. Vorrei ricordare che il Monza è costato più del Benevento e ha avuto la possibilità di vincere il campionato a Perugia, ha perso a Perugia e non l'ha vinto, adesso andrà ai playoff. E io dico che vincere è sempre complicato, però c'è una differenza rispetto a Lecce. Presidente, volevo sapere da lei che cosa ne pensava. Se, diciamo che ci sono varie responsabilità, come sempre accade. Però io ho seguito da cronista anche qualche partita del Lecce, in campionato 3-4 mila tifosi al seguito della squadra. A Benevento c'è sempre questa sensazione che ci debba sempre, o che tutto ci debba essere dato per forza, o che tutto debba scendere dal cielo. Secondo lei ha influito anche questo sentiment che c'è stato nella città, forse dovuto anche a quella maledetta retrocessione dello scorso anno, ha influito anche nel fatto che nei momenti decisivi il Benevento non è diventato veramente una squadra della Serie A? Questa è la domanda. La risposta è molto semplice. Quante volte sul vostro giornale scrivete che il pubblico è il 12° uomo in campo? Quante volte dite che le partite l'ha vinto il pubblico con i suoi incitamenti e ha spinto i calciatori verso l'impresa? Ecco, datevela solo la risposta. Giocare con 2.000 spettatori, 2.200 spettatori e giocare con 10.000 come abbiamo giocato contro il Pisa, contro il Lecce, a qualcuno viene il dubbio che forse se avessimo avuto più spettatori quel minimo di paura poteva anche essere aiutato? Io sono convinto che il pubblico sia importantissimo per la squadra, ma non mi sento di dire che il pubblico di Benevento non ama la sua squadra,
Penso che il Club di Benevento non è venuto allo stadio per una serie di problemi che vanno dalla crisi economica, dal lockdown, dalle misure restrittive nello stadio, da dove entrare la mascherina, da aver fatto l'abbonamento a Sky perché non sapeva se andava a vedere la partita. Faccio tutte queste analisi e dico perciò non sono venuti. Sarebbe più semplice dire non sono venuti perché faceva freddo, perché stavano mangiando il ragù, perché era troppo tardi, perché stavano i negozi chiusi. Io faccio l'altra ipotesi. Se questo è ottimismo, sono un ottimista. Se il Benevento ha fatto 63 punti e non 70 è perché è crollato. Nella fase finale del campionato è crollato. Ma io non dimentico i 63 punti che fatti in un campionato di B e aggiunti agli altri 200 punti che abbiamo fatto nei primi tre campionati dovrebbero far ricordare a tutti noi, prima di cantare De Profundis su questo campionato, che il Benevento ha vinto anche un campionato partendo dalla settima posizione. E non eravamo arrivati certamente alla settima posizione come il Real Madrid, tant'è vero che la partita di eliminatoria con lo Spezia fu sputata a sangue, il Perugia ci fece nuovi e noi riuscimo a vincere per fortuna, per un annullato. Il calcio è troppo complicato per liquidarlo con quattro aggettivi e quattro sostantivi. Io l'ho imparato a spese mie, a spese vere, economiche, fisiche e anche mentali. Sono sicuro che ognuno di voi dà il suo contributo e quindi l'unica cosa che mi dispiace è se possiate avere un attimo di idea che mi ero messo a fare io, giornalista, a posto vostro. Non lo farei mai, non lo so fare. Io ho solo voluto chiarire a tutti che alla vigilia di una partita importante come quella di venerdì, dove probabilmente potremo tornare a casa di nuovo con le lacrime, tutti, perché anche loro poi piangeranno, forse più che trovare i motivi per cui dovremmo perdere, sarebbe meglio suggerire i motivi per cui dobbiamo vincere. Forse se qualcuno ha questa soluzione e aiuta, parlando in questo senso, forse qualcuno di quelli depressi comincia a essere meno depresso. Presidente, scusi, io la interrompo su questo punto perché stiamo per salutare. Se mi chiudono la televisione io mi incazzo, quindi no. Possiamo anche parlare di giù. Ah, ecco, no, io volevo capire, io sono un sognatore e un romantico quando si parla di calcio soprattutto. Lei ha pensato in questi giorni alla Padula, a tutto quello che è successo e al fatto che magari fra 20 giorni ci sarà un abbraccio, ci potrebbe essere un abbraccio tra lei e lui, perché lui, dopo tutto quello che è successo, magari segnerà i gol necessari per vincere questo mini torneo. Che ne pensa? Lei pensa che se non l'avessi pensato la Padula sarebbe in campo? No, io dico in questi giorni, la Padula giocherà nelle prossime partite. Magari ha giocato pure l'ultima partita. Che ha segnato. Si potrebbe riscattare da questo punto di vista. Ecco, il romanticismo del calcio arriva a queste storie poi ogni tanto. Ma se lei sente la Padula adesso, abbiamo già vinto il premio Nobel per il buon umore. Lui ha detto che dobbiamo andarci a prendere quello che meritiamo. Evidentemente ci crede anche lui. Ecco, ha visto. E quindi Mimmo Malfitano. Ci ha messo un po' di tempo, Presidente, per riprendersi. Però giustamente meglio tardi che mai. È probabile che veramente possa essere lui la chiave di tutto questo. Però volevo portarla un attimo su una comparazione, ovviamente con le dovute proporzioni. Lei vive Napoli quotidianamente e quindi sta avvertendo anche questa delusione, diciamo, che regna in città, no? Cioè la delusione di una tifoseria che ha sperato fino in fondo di poter vincere lo scudetto, lo ha quasi accarezzato e poi nelle ultime partite ha perso questa opportunità. Delusione che addirittura contrasta con quello che dovrebbe essere invece l'entusiasmo per aver ritrovato la Champions. Allora io mi sono fatto questa idea, cioè è possibile che il pubblico napoletano sia diventato talmente di palato fine che addirittura non va bene manco più giocare la Champions perché si vuole puntare allo scudetto. Perché le dico questo? Perché lei prima mi parlava giustamente di questa troppa delusione che c'è anche nell'ambiente beneventano.
A Napoli, il Napoli è stato abbandonato in tante partite al proprio destino, perché la gente, quando ha capito che lo scudetto sarebbe andato via, ma anche precedentemente abbandonato, nel senso 15-18 mila spettatori. Non può essere, glielo chiedo così, non può essere che insieme al Covid, insieme al ragù, insieme allo gnocco, sia potuto anche, come abbia potuto influire anche questa delusione che il tifoso beneventano avverte per non aver vinto il campionato? Ma veda, certamente la delusione, come dicevo prima, è forte. Io credo che a Napoli la questione sia un po' diversa, perché il palato fine dovrebbe portarli a vedere la Champions, che è uno spettacolo superiore a quello del campionato. Ma il napoletano non è questo. Secondo me i napoletani, essendo italiani soprattutto e vivendo di rivalità con le altre città, vivono più felicemente una vittoria con la Juventus e la Coppa dei Campioni, e quindi sono più contenti di vivere questa, mentre De Laurentiis vive molto di più la Coppa dei Campioni, perché è leggermente più ricco del campionato. Quindi bisogna mettersi d'accordo. Per quanto riguarda i beneventani, lei ha ragione. Ma se la delusione fosse arrivata per le ultime tre partite? Guardi che la delusione del campionato è che il Benevento, e loro hanno le slide, è come affluenza di pubblico al 15° posto su 20 squadre di Serie B. Quindi questa delusione è durata dal primo giorno. Forse non è piaciuto come abbiamo fatto la squadra, e io alzo le mani, ci mancherebbe altro. Ma quando la squadra è certamente non è il pubblico responsabile di non aver vinto il campionato. Io dico solo che quest'anno quella simbiosi che ci aveva fatto vedere 10.000 spettatori al primo campionato di B, quella simbiosi che aveva accompagnato un'ora di applausi una squadra in Serie B dopo il primo anno, quella simbiosi che ha stretto e fatto venire la gente allo stadio in un numero congruo rispetto alla tifoseria, non c'è stata. Le motivazioni le abbiamo dette prima, ripeterle sarebbe inutile, non la delusione. Altrimenti dovrei dire che poiché abbiamo aspettato 90 anni per andare in B, la gioia per la B dovrebbe durare almeno 90 anni, non è che può scomparire dopo 10 giorni o dopo due campionati. Io penso che il mondo, l'Italia, Napoli, Benevento, il Sud, abbiano avuto quest'anno tanti di quei problemi, e hanno ancora tanti problemi che anche il mondo del calcio ha accompagnato la gente. Ecco, queste sono le immagini della tifoseria beneventana. Cosa vuole che ci sia nel cuore di un presidente che vede questo, se poi qualcuno manda quelle dell'ultima partita, non quella con la Spallo, quella con la Ternana, quella nella quale la Ternana ci ha preso a schiaffi e ci ha tolto l'ultima speranza di andare in Serie A? Perché non lo andiamo a vedere quel pubblico quando erano? Su questo Vigorito, l'ho detto anche l'altra volta, e non era lui presente, quindi posso tranquillamente dirlo adesso, non parlo per carità di patria, ma chi mi conosce le sa che non le mando mai a dire, devo dire che mai come in questo caso gli assenti non hanno ragione. Perché questa squadra è stata numericamente abbandonata al suo destino sin dall'inizio. Una retrocessione, vista la storia del Benevento, seppur, ripeto, paradossale, virulenta come quella dello scorso anno, ancorché in attesa, non giustifica ciò che è successo. Lo scorso anno, prima Mimmo parlava di Napoli, noi napoletani abbiamo, dico noi perché sono tifoso del Napoli, quindi ecco perché dico noi, trangugiato fiele col Verona, però poi dopo, pian piano i napoletani si sono riaffacciati al Maradona e hanno tornato ad applaudire il Napoli dimenticando lo scorso. Quindi su questo io sono stato severo con i giocatori, ma sono severo anche con chi non va allo stadio. Si può criticare, si può tranquillamente contestare, però bisogna esserci, bisogna andare, perché c'è una proprietà, numeri alla mano, che da anni investe soldi. L'ho ricordato all'inizio della trasmissione, insieme al Monza e al Parma, il Benevento è il club che paga meglio i suoi dipendenti. Allora, ma presidente, con una cosa positiva, se no domani magari non torno a lavorare, mi licenzio, no. Presidente.
Vai, Sonia. Sto scherzando. Allora, ritroviamo tutti il sorriso, Presidente. Le auguriamo una buona notte. No, volevo dire una cosa. La volevo dire a prescindere, a fine trasmissione. Ne approfitto, c'è il Presidente in linea, così mi sente, ribadisco così. Cerco di salvarmi in parte. No, quello che volevo dire io è che, ecco, al di là di quello che sarà l'ottimismo o il pessimismo che accompagnerà la sfida di Ascoli, nel senso che non dobbiamo essere tutti ottimisti per forza e non dobbiamo dare il messaggio che tutti dobbiamo essere ottimisti perché saremmo soltanto ipocriti. Io credo che ognuno, dovrà portarsi il suo sentimento nel guardare la sfida di Ascoli. Tanto i calciatori non avranno bisogno né di aiuti né di contrari, scendono in campo e lo potranno fare contro tutti o con tutti a favore. Questo è il calcio che ce lo insegna. Però una cosa è importante, Gianluca, una cosa è importante, che questa piazza, e mi ci metto dentro perché sono beneventana, penso di potermi permettere di dire quello che sto dicendo, una cosa non dobbiamo assolutamente abbandonare: il pessimismo nei confronti del futuro. Possiamo essere tutti pessimisti e pensare che il Benevento vada vinto ad Ascoli, ci auguriamo di no, ma vogliamo pensarlo. Però non possiamo avere questo pessimismo nei confronti del dopo eventuale sconfitta di Ascoli. Noi non possiamo vivere la depressione che stiamo vivendo in questo momento, perché se dovesse andar male dobbiamo ritrovare l'ottimismo, perché non ci dobbiamo dimenticare che grazie sicuramente al presidente Vigorito si disputerà un campionato di B che è un lusso per il Benevento. Certo. Questo assoluta, quindi vogliamo essere tutti pessimisti. La società sta già lavorando per il prossimo anno. La diamo così, è già in trattativa con il Genoa. Il presidente confermerà che è già in trattativa con il Genoa per Paleari e per Vogliacco. Ah, quindi per riscattarli, insomma, perché sì. Sono Vogliacco è un prestito secco, cercare proprio comunque di trasformarlo in questo titolo definitivo. Finale Sonia sicuramente è confermato. Allora sì, presidente, sì, noi la salutiamo, le facciamo un grande in bocca al lupo. E vivremo con intensità, passione e anche con ottimismo, per chi vuole viverlo con ottimismo, con normalità ed equilibrio, i playoff del Benevento. Grazie, grazie a tutti e forza Benevento, grazie. Grazie al presidente del Benevento, Oreste Vigorini.